Ciao ragazze e ciao ragazzi, video dei costumi indossati, questa volta del marchio Shein. Molti aspettavano questo momento dopo l'ultimo video dei costumi in collaborazione con Beach Sissi, se non ricordo male. Vi lascio comunque qui intorno quel video lì. Prima cosa, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un video tipo questo. E terzo, cosa non meno importante, ho aperto il canale Twitch. Mi sono un po' orientata adesso, quindi so più o meno come funziona, manca soltanto qualche cosina per quanto riguarda la grafica, quindi inizierò a breve, vi lascio il link qua sotto, ma parliamo ovviamente adesso dei costumi. Ne ho scelti 11, intanto mi sposto un po' di qua così potete vedere i costumi indossati. Il primo, allora li amo tutti, a prescindere, però c'è sempre qualche problemino quando appunto si indossano. Ecco, prima che mi dimentichi, se avete delle forme belle evidenti, un seno prosperoso, dei fianchi belli larghi, vi consiglio di prendere una o anche due taglie in più. Poi comunque la parte di sotto, sinceramente non, con le parti di sotto non ho avuto problemi. Con le parti di sopra, raghi, usciva un po' tutto. Quindi se avete un seno prosperoso, meglio la taglia in più, così sopra coprite e sotto non c'è problema. Primo costume, questo è un gradient, uno dei costumi che sinceramente mi piace di più. È fatto proprio classicone, triangolo, va dall'azzurro al verde menta, cioè si allaccia proprio tranquillone. La parte di sotto è fatta così, quindi diciamo brasiliana, anche questa gradient, veramente veramente bella. Non stringe troppo, questo costume è molto molto carino, diciamo che dato che ha i triangolini che comunque potete allargare, stringere un po' come vi pare, è abbastanza contenitivo. Tra l'altro questo è un tre pezzi perché c'è anche il suo pareo, da non trascurare mai, soprattutto se uno vuole coprire insomma. Io preferisco coprire quando ho questo tipo di mutandina, cioè proprio mutandina, cioè si vede tutto praticamente, quindi sì, preferisco avere un pareo, una cosa coprente, anche se comunque questo pareo, vedete, è trasparente. Anche lui gradient, molto bello. No, vabbè, ciao. Questo anche come fascia capelli non è male. Il secondo costume è molto, molto figo per quanto riguarda la fantasia. Guardate che meraviglia di colori. Io pensavo di essere una da tinta unita, massimo gradient come avete visto, però l'ho visto indossato e ho detto ma lo sai che mi piace, proviamolo. Quindi ho preso questo, il pezzo di sopra è tranquillissimo, scollo tondo e sostiene abbastanza bene. Purtroppo se da davanti comunque sembra che mi stia bene, di profilo non ho fatto la ripresa perché è veramente una cosa improponibile. Schiaccia, quindi qua viene proprio stile corpetto, no? Che ti schiaccia tutto e poi, cioè, fa un brutto effetto, però appunto per questo vi dico prendete una, anche due taglie in più per essere comunque tranquille, morbide, anche perché fa malissimo comunque portare cose che stringono questa zona qui. Quindi la parte di sopra semplicissima ed anche quella sotto fatta in questo modo, è abbastanza a vita alta, a me per quanto mi riguarda mi arriva altezza ombelico. Questo è un costume molto molto particolare, ce n'è un altro ancora più particolare, ma questo è molto carino. Dunque, è un tre pezzi, la prima parte è fatta in questo modo, quindi a fascia con questo anello dorato veramente bello. Poi la mutandina invece è fatta, cioè ve lo dico, striminzitissima questa mutandina, ecco, vedete, cioè sì, non devo dire altro perché capite da voi che è molto molto striminzita, però i lati si possono regolare, non so di quanto, però è proprio, il modello è molto striminzito. Dite, dov'è la terza parte? È questo nastrino, cioè nastrino, e questo nastro qui, sempre tessuto costume. Non capivo dove andasse, cioè non sapevo, ho visto la foto e praticamente va inserito nell'anello in modo che appunto si agganci alla fascia, cioè io che faccio le manovre tipo d'atterraggio, poi c'è la clip, wow, e praticamente niente, poi avete il vostro costume. Io sinceramente lo indosserei tranquillamente senza questo, perché almeno le prime settimane di mare non voglio, non voglio uscire a strisce, quindi no. Sempre sul filone degli anelli vi faccio vedere quest'altro. Questo non ha un pezzo da mettere al collo, è semplicemente fatto a fascia. Questa è la trama, quindi tropicale, insomma fantasia di piante, sì.
E la parte sotto è molto carina perché non è regolabile purtroppo qui la mutandina, però bella coprente, cioè non c'è problemi, cioè non avete problemi di far vedere cose. E tra l'altro ha anche questo nastro, io lo chiamo nastro ma è un limbo di tessuto, sempre tessuto costume, che è qui al lato e voi semplicemente fate il fiocchetto. È soltanto un abbellimento in realtà, però la trovo un'aggiunta molto, molto carina, molto particolare insieme al... oggi non so parlare, comunque all'anello, ok? Ecco, questo costume ho fatto fatica a farvelo vedere sinceramente perché usciva tutto. Cioè non potevo fare... cioè magari lo mettevo bene e poi facevo... casino, ok? E quindi sì, tra l'altro questa è una M, raghi. Cioè prendete la L, la XL, perché dove vado? Cioè lo metto come cuffie. Il modello è, diciamo, a reggiseno perché è molto carino, molto classico. Anche se è attintonita, magari non riuscite a vederlo neanche dalla clip, ve lo faccio vedere qui, è a costine. E comunque tutti i costumi in generale sono con l'imbottitura, nel senso che c'è questo cosetto che sì, non è che rinforza, però evita che si veda. Ok, avete capito. Credo non ci sia neanche bisogno di dirlo, ma anche la parte sotto è fatta in questo modo, cioè hanno proprio risparmiato sul tessuto, mi viene da dire. Poi passiamo ad un altro costume che è una fantasia che ho voluto provare proprio per curiosità e non mi sta bene, cioè ho fatto proprio una cosa così, però almeno ho provato. Trattasi della fantasia, non saprei neanche che nome dargli, perché mi verrebbe da dire effetto marmo, ma non credo che sia così. Comunque è fatta in questo modo, anche qui credo brasiliana. Comunque a me piace mettere proprio la parte sotto su, cioè fino al punto vita, in modo che sia bello sgambato, ma dietro poi di conseguenza c'è tipo... questa non ve la posso dire, YouTube mi banna il canale, non posso dirvi. Comunque andiamo avanti perché la sanità mentale di questo canale sta andando a farsi friggere. Comunque, ok, mutandina fatta in questo modo, la parte sopra anche qui purtroppo, se non prendete una taglia che vi copre bene, appunto, esce tutto, cioè no. La parte di sopra è fatta così, cioè ha il ferretto, quindi fa una bella forma e c'è anche questo scollo, tra virgolette, a V, molto molto carino. Ed è fatto anche lui, diciamo, con l'allaccio a reggiseno, ecco, però sì, esce un po' tutto anche qua, quindi nulla. Però anche lui, come il primo costume che vi ho fatto vedere, ha il pareo, anche lui trasparente comunque, fatto sempre con la stessa fantasia. Ecco, questo costume non l'ho capito, cioè l'ho capito ma non l'ho capito. Questo è il costume che mi ha deluso più di tutti, perché sulla modella era così, quindi ho detto wow che figo, molto particolare, non avevo mai visto una cosa del genere. Lo vado a mettere io, guardate, fantastico, cioè tutt'altra cosa, tutt'altro effetto. Comunque ve lo faccio vedere anche così. Color militare, questo è fatto a fascia, è la parte di sopra, e praticamente qui sotto c'è, come avete visto, almeno l'avete visto prima e non rischiate di impazzire tentando di capire come sia fatto. Praticamente sotto c'è questa catenella, ok? Poi c'è questo cordino sempre con il dettaglio a catenina che vi mettete sempre intorno e lo allacciate intorno al pezzo di sopra, ok? In questo modo fa un effetto tipo arricciatino. Io l'ho messo e a parte che nonostante io abbia preso una taglia M anche questa, però a confronto di altri proprio bella coprente, copre tutto quanto, nonostante abbia messo questa cordina, il risultato non mi piace, cioè sembra proprio che io abbia preso qui tre taglie in più, quando in realtà la taglia è effettivamente la mia, però è proprio, non lo so, è proprio il modello. Sulla modella appunto sta molto molto bene. Vi dico la verità, la parte di sotto io adesso non la trovo, non so dove sia andata a finire. Comunque una piccola osservazione personale, cioè io immagino, no, di prendere il sole con appunto questo costume, ma ok che è plastica, no? Però boh, non si surriscalda questo, cioè non potrebbe veramente dar fastidio? Anche comunque sui lati della mutandina, boh. Se finora comunque tutti i costumi sono indossabili e portabili al mare, quindi in pubblico in generale, questo costume no. Cioè, a meno che voi non dobbiate fare un cosplay estivo di una cameriera sexy, non ve lo consiglio assolutamente. A parte che, allora, questa è la parte di sopra.
fatta in questo modo. Praticamente c'è tutto questo volant sul petto e poi ci sono queste manichette che vanno a coprire appunto parte della spalla, quindi è proprio tagliato in questo modo, no? E gli dici, vabbè, particolare. La mutandina, raghi? La mutandina? No. Mi spiegate dove vado con questa? Dove andate con questa? Cioè, questa la potete utilizzare come cuffietta. Cioè, nel senso, sul serio, è veramente piccola, piccola, piccola. E anche questa è una M. Niente, per me è no, basta, non voglio dire altro. Passiamo a un costume invece che è bellissimo, mi piace tantissimo, questo è super portabile. Blu elettrico, da tantissimo che non prendevo qualcosa di blu elettrico. Dunque, la parte sotto è fatta in questo modo, molto carina, riconosco che anche qui è effetto brasiliana, però la taglia è giusta, ok? Il prezzo è giusto, e mentre la parte di sopra è bellissima, perché? Cioè, c'è anche qui il rischio che ci scappa qualcosa fuori, ma è molto molto carino, cioè, allora, lo vedete sicuramente qui nella clip e capirete, però appunto è a triangolo, sotto è percorso da tutti questi volant carinissimi e dietro è incrociato e le spalline, tra l'altro, al contrario della maggior parte dei costumi, sono regolabili. Vedete, ci sono le fascette regolabili, quindi andate tranquilli. È veramente veramente carino questo. Su questo non ho particolari annotazioni da segnalarvi. Ecco, direttamente da chi l'ha visto, raghi, abbiamo ritrovato la parte di sotto. Ecco, una cosa, adesso che lo vedo mi viene da dirla, ma credo che l'abbiate vista anche nella clip prima. Praticamente nella parte davanti, quando voi la indossate, dovrebbe essere così, quindi color militare. Ho provato in tutti i modi a metterlo nel migliore dei modi, ma cioè praticamente lo indossate così, cioè si vede proprio la parte interna bianca ed è un peccato perché è molto molto carino, tra l'altro, e anche qui di lato ha la sua catenina sempre di plasticona. Ultimi due costumi, questo è il modello che sinceramente credo mi stia meglio di tutti perché è fatto così, cioè proprio come il secondo che vi ho fatto vedere, quindi scollo tondo e spalline regolabili, tranquillo, anche lui però è fatto a costine, c'era anche di vari colori. E una cosa che mi piace, perché capita spesso, credo che molte mi capiranno, che quando indossate questo tipo di costume, sotto si vede sempre comunque il seno, cioè che a me non piace come cosa. Questo invece copre proprio bene, credo di avervelo anche fatto vedere. La parte di sotto è regolabile perché ci sono questi laccini appunto sui lati e la mutandina è fatta, magari se la metto dritta, in questo modo. Sì, questo credo che sia il costume che mi sta meglio di tutti e passiamo all'ultimo, perché è un costume mai particolare come il costume cameriera. Ecco, sotto nei link lo intitolerò, lo chiamerò costume cameriera, ecco. Ultimo costume, arancione sparato. Spero di non avervi accecato. Comunque, la mutandina è molto carina, abbastanza coprente, con questi due anelli anch'essi dorati. Cioè, io ho sempre comunque la paura che diventino roventi, calcolando le temperature proprio africane che ci saranno, come sempre. Comunque è molto molto caruccia, però la parte di sopra, così come vi ho detto per quanto riguarda quello bianco, credo valga anche per molti di voi, non mi piacerebbe assomigliare a un codice a barre d'estate, soprattutto nelle prime settimane di abbronzatura, forse perché, chi lo sa. Comunque, devo dire che ci ho messo qualche minuto per capire come si mettesse. Ha sempre di base la fascia con l'anellone al centro, però partono anche due lembi di tessuto che poi si allacciano poi sul collo. Nella clip vedete sicuramente meglio, però almeno io non sono una fan, vi ripeto per, non lo so, la centesima volta, dei costumi particolari con queste fasce, questi nodi, questi intrecci, anche i trichini, sono molto belli, però poi vieni fuori veramente con, cioè, a me piace l'abbronzatura quella standard. Infatti, chi mi segue lo sa, il mio costume base è quello a fascia con la mutandina, quella che copre quello che deve coprire, in modo che qui io mi possa abbronzare proprio liberamente. Non mi piace avere intrecci, cose, anche quando comunque ho un costume con le bretelle. Quando mi abbronzo, mi sdraio, le abbasso, quindi diventa praticamente un costume a fascia. E via, ok, basta. Tutte le mie teorie, eccetera, ve le ho esplicate in questo momento. Comunque, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia stato utile. Ricapitolando,
La qualità è molto molto buona, anche qui comunque ho già provato le fantasie, per i costumi a fantasia ovviamente non si sgranano più di tanto. Cuciture fatte bene, unica cosa appunto prendete se avete delle forme, ripeto, una o due taglie in più. Leggete comunque le recensioni, le tabelle e state a postone. Io vi ripeto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi su Twitch, perché lì affronteremo argomenti che qui su YouTube si possono tanto affrontare, insomma. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!